Signore e signori, buonasera. Chi vi parla è Claudio Saltarelli, vi parlo da Cassino, dall'altra area di lavoro. E questa sera saremo insieme per parlare di storia, nostra storia napoletana, nostra storia insorgente. Ma per quanto riguarda non soltanto il nostro ambiente, ma per quanto riguarda proprio il mondo letterario, il mondo storico, il mondo non soltanto identitario, ma anche istituzionale, presenteremo qualcosa di veramente particolare che definirei una piccola bomba e con un ospite che non è usuale per i nostri incontri, però quando vedrete chi è e quello che ha fatto e quello che sta facendo, la prima cosa che direte è: ma desciuto chisto, lo dico proprio in napoletana maniera, capirete perché. Però come nostro solito ci facciamo anticipare da un breve video. Magaressi, indipendenza italiana. Vicenzino, io conoscevo soltanto l'indipendenza napoletana. Vicenzino, Maestà? ai napoletani non resteranno neanche gli occhi per piangere. Bene, avete visto che stiamo parlando del 1860, dalla fine del regno di Napoli, del regno di Sicilia, che era già regno di Sicilia, regno di Napoli, dopo quasi sette secoli e mezzo di storia. E con noi abbiamo non lo so come definirlo, uno studioso, un ricercatore, sicuramente un ricercatore. Storico, forse non ha la patente di storico per fare un altro mestiere come noi, ma credo che lui ne sappia molto di più di tanti storici che noi vediamo tutti i giorni in televisione. Parlo di Claudio Romano. Ciao Claudio, come stai? Buonasera a tutti, bene, grazie. Giusto per chiarirci, io sono semplicemente uno storiografo, cioè una persona che per passione e per amore studia i documenti antichi e dai documenti ne trae, tra virgolette, la storia. Ma di solito tu lavori in coppia con Antonio Formicola, giusto? Giustissimo, da oltre 40 anni, 45 anni, dal 77 ad oggi, quindi fai un po' il conto tu, siamo oltre i 40 anni che lavoriamo insieme. Questo ci ha permesso in coppia, perché se il lavoro lo avesse dovuto fare una sola persona, ci avremmo messo 80 anni per vedere qualcosa come 600.000 documenti. Per documento intendiamo un foglio A4 fronte retro. Cioè, ci stai dicendo, diciamo innanzitutto che siete entrambi di Portici, giusto? Giustissimo. Siete di Portici entrambe e voi avete selezionato in questi anni 600.000 documenti. Praticamente ho consultato in oltre 40 anni in coppia qualcosa come oltre 600.000 documenti dell'epopea borbonica, diciamo dal 1730 giù di lì fino al 1870, perché molte persone pensano che col 1861, il 14 febbraio, finisce il regno delle due Sicilie. Non è così, il regno delle due Sicilie continua a esistere, anche se in esilio a Roma, fino al 1870, ed esiste con dei ministeri, con dei ministri, addirittura con delle navi militari che continuano, non operano, non navigano, navigheranno pochissimo, a dire il vero. Però esistono, esiste un equipaggio, esistono degli uomini che vengono pagati con grandissimi problemi, comunque continua a esistere. Questa è una delle tante novità che ci sono anche in questo libro. Ma beh, sì, poi parleremo di questo libro perché è un libro molto molto importante. Senti, sì, noi simbolicamente, io personalmente vado alla fine del Regno delle Due Sicilie proprio il 18 agosto del 1870, quando viene catturato e ucciso Domenico Fuoco. Guarda caso, proprio in quel periodo che tu mi dicevi che alla fine finisce definitivamente il Regno delle Due Sicilie. Quasi simbolicamente coincide proprio con la cattura e con l'uccisione dell'ultima Primula Rossa, si può dire, erede di Fra Diavolo ed era fedelissimo, fedelissimo di Re Francesco, che fino all'ultimo ha cercato di combattere l'invasore per riportare l'amata patria. E senti, però, quello che ho potuto vedere dalla tua bibliografia, vi siete concentrati moltissimo sulla storia navale del regno, mi sbaglio? Difatti, come dicevo prima, noi siamo degli storici navali, ci interessiamo, nasciamo proprio per fare ricerche in ambito storiografico navale.
quindi tutto ciò che ha riguardato la, la marina, o meglio quello che si chiamava in gergo la Real Marina, perché ad esempio dire Real Marina Borbonica è ridondante, basta dire Real Marina perché la Real Marina era solo quella borbonica. E noi abbiamo consultato ovviamente per fare una ricerca, non è che tu trovi il faldone e dentro c'è quello che riguarda la marina o quello che ti interessa in particolare. Prendi un faldone e ci trovi di tutto e di più. Nella migliore delle ipotesi sono dei documenti in ordine cronologico e neanche poi tanto rigoroso. Per cui è una ricerca, l'abbiamo fatta, non dico a tappeto, ma quasi. Ovviamente nei fondi dove pensavamo in linea di massima di trovare qualcosa, ma a noi ci è capitato di trovare argomenti che riguardavano i nostri studi sulla marina in fondi che ne so, dalla pubblica istruzione ai lavori pubblici, dagli esteri agli interni, perché ovviamente le carte sono conservate con criteri differenti rispetto a quelli che servirebbero a noi per fare la ricerca, ma è normale che sia così. Senti, 600.000, io non so se ci sta qualcuno che ha selezionato, ha guardato, osservato 600.000 documenti d'archivio. Certamente è un numero spaventoso. Siamo due persone, perché per vedere 600.000 documenti, soprattutto con le regole che c'erano prima, adesso sono molto molto più, si può usare la fotografia digitale. All'epoca uno studioso aveva a disposizione, all'epoca intendo quando abbiamo cominciato noi nel 77, aveva a disposizione 20 fotografie all'anno. Io come studioso potevo chiedere 20 fotografie di microfilm, cioè quindi quel documento che mi interessava o me lo trascrivevo in modo emanuense oppure richiedevo il microfilm. All'epoca non era consentito fare le fotografie, per cui io c'avevo una scuola di amici, parenti, insomma, che mi prestavano il loro documento d'identità molto gentilmente, perché senza l'aiuto di chi lavorava all'archivio e che diciamo così ci aiutava a bypassare dei regolamenti molto, non voglio usare nessun aggettivo, diciamo dei regolamenti molto severi, praticamente ci avevano solo di prestanomi, e quindi 20 io, 20 Antonio, 20 Pasquale, 20 Nicola, eccetera eccetera, riuscivamo a fare parecchie, a richiedere, che poi pagavamo e per la cronaca poche lire, ma li si pagavano. E comunque ci facevamo le nostre, per evitare di copiare tutto il documento. Poi è ovvio che non si poteva chiedere di fotografare tutto l'archivio, e noi abbiamo pile di block notes con trascritti i documenti tra virgolette meno importanti, perché i più importanti ce li fotografavamo. Senti Claudio, ma 77, tu sei del 59, praticamente veramente passione, sei con i calzoncini corti hai cominciato a consultare l'archivio. Molto giovane, insomma, quindi sì, ho cominciato da giovanissimo. Veramente una passione veramente forte, perché non è una cosa da poco, poi con questa animosità e soprattutto con questa caparbietà, perché insomma una volta invece era molto più difficile consultare gli archivi, molto più difficile prima o più difficile adesso? No, assolutamente prima, adesso i regolamenti sono cambiati, ripeto, io voglio approfittare per ringraziare pubblicamente tutto il personale dell'Archivio di Stato, che molte persone sono andate in pensione, alcune di me sono morte, che sono diventati nostri amici, perché quando tu ci vai in archivio 2-3 volte a settimana, quasi tutti sabato, io ad esempio, loro facevano all'epoca 2 rientri il martedì e il giovedì, e io il martedì finivo di lavorare alle 3, mi pigliavo un'ora di permesso e uscivo alle 2 fino alle 18:30, io stavo in archivio a studiare documenti. Questo è tutto, tranne problemi di famiglia, ma diciamo tutti i martedì, tutti i giovedì e molti sabato dalla mattina fino all'una, che poi chiudeva l'archivio. Stavo lì io e Formicola a vedere questi documenti, soprattutto io, che lui veniva sicuramente tutti sabato, insomma era una cosa, è stata un'impresa veramente. Ma io credo che, non lo so se nemmeno gli accademici abbiano fatto una cosa del genere, ma i vostri
i vostri studi, soprattutto le ricerche, l'archivio di Stato quale? Quello del Palazzo Reale? L'archivio, no, l'archivio di Stato c'è, cioè la sezione militare che si trova a Pizzo Falcone, diciamo dalle parti della caserma Nino Bixio della Polizia, dietro alla Nunziatella, tanto per intenderci, da quella zona lì, e, sopra Pizzo Falcone, e dove girano adesso i bastardi di Pizzo Falcone, quello è l'archivio di Stato sezione militare, proprio in quegli uffici là loro registrano questa soppopera, insomma questa trasmissione. E poi la sede centrale che si trova via Grande Archivio, una traversa di via Duomo, giù alla fine quasi a Piazza Bovio. Ah, ma dimmi una cosa, cos'è l'ultima polemica che vorrebbero trasferire l'archivio del Palazzo Reale all'albergo dei poveri, no? Sì, la biblioteca, sì, ne ho sentito parlare. Non lo so se sia una cosa buona, no, certo l'archivio, la biblioteca è grande. Ed è sempre stata lì, insomma, da tempo immemore. L'albergo dei poveri è molto poco sfruttato, andrebbe sfruttato, quello potrebbe essere in linea di principio una buona cosa. Il problema è forse creare dei parcheggi per chi ci vuole andare a studiare là, perché i parcheggi della zona di Piazza Plebiscito è una parola, insomma. Largo di Palazzo. Esatto, largo di Palazzo, certo. Senti, ma ormai tutti questi impiegati, custodi, facciamo un po' scusami, ma un po' di pettegolezzo lo voglio fare. Si sentono ancora legati alla patria napoletana o loro si sentono, cioè hanno una specie di legame, si sentono legati oppure... Ma mediamente chi lavora in un archivio e che comunque di rimbalzo partecipa, a meno che non sei uno di quelli che non te lo fregare di meno, ma fino a devo dire la verità, non ne ho conosciuti. Tutte le persone che ho conosciuto io che lavorano in archivio si appassionano all'archivio e si appassionano anche agli studiosi, perché tranne il ragazzo che deve andare a fare la tesi e che va lì e poi non c'entrerà mai più, e sono la maggioranza, anche perché non tutti, sia ben inteso, io non faccio un discorso generalizzato, però l'esperienza mi dice che molti docenti universitari utilizzano i propri allievi come manovalanza intellettuale, scelgono un argomento, vanno lì, ricerche per conto di, fanno la loro tesina, fanno la loro tesi, poi il docente se ne appropria e fa le sue pubblicazioni. Ah, questo lo sappiamo, Claudio. Che ti volevo chiedere, ma tra gli studiosi che tu hai visto più spesso lì c'è qualcuno che merita la palma d'oro dopo di voi o li avete visti sempre in maniera sporadica? Chi è che possiamo mettere al vostro fianco? Allora, c'era Ruello Maiolo, molto più anziano di noi, morto moltissimo tempo fa, ahimè. C'era Radogna, anch'esso molto anziano, è morto, ahimè, ripeto, molti anni fa. Sono le persone che più si interessavano ai nostri argomenti. Poi c'era Cruciani, che si interessava dell'esercito e che ha fatto molte ricerche, sicuramente è un valido studioso. Poi sinceramente tanti nomi non me li ricordo, perché noi abbiamo fatto un po' come le formichine, la nostra ricerca è andata avanti acquisendo quanto più materiale era possibile, ovviamente nell'ambito del nostro settore interesse principale, che era la Marina Borbonica. Poi, una volta raccolti i documenti, siamo stati alla seconda fase, quella dell'elaborazione, cioè il documento lo studi, lo compari con altri documenti che non stavano nello stesso fascio, quindi sta a te creare il mosaico, un po' come le tessere di un mosaico, né più di un puzzle, tanto per intenderci, ecco, diciamo le tessere di un puzzle. Questo libro nasce, diciamo, di sponda, nel senso che cercando argomenti riguardanti la Marina ci siamo imbattuti in documenti che non riguardavano espressamente la Marina, ma quando poi li abbiamo visti e ci siamo resi conto di cosa avevamo tra le mani, ho detto aspetta un attimo, qua bisogna fare un discorso a parte. Allora abbiamo un pochettino addrizzato il tiro, abbiamo fatto una ricerca un poco più mirata su questa parte qua,
E noi praticamente di questi 600.000 documenti, circa 200.000 riguardano il periodo 1858 giù di 1870. Tieni presente, gli altri 400.000 riguardano dal 1730 al 1858 giù di lì. Mi sono spiegato, quindi abbiamo fatto nel momento in cui abbiamo capito che avevamo tra le mani qualche cosa di tra virgolette esplosivo, ci siamo concentrati per avere le idee chiare. E la particolarità, poi chi avrà la bontà di acquistare il libro se ne potrà rendere conto, questo libro è di Claudio Romano e Antonio Formicola, ma dovremmo dire è di autori vari, perché tolta la parte iniziale del libro, della nostra presentazione, di un capitolo introduttivo che era necessario fare, tolto le considerazioni finali che, come dice la parola, si trovano alla fine, l'80% del lavoro è un diario scritto a più mani, sono semplicemente i documenti che noi abbiamo trovato messi rigorosamente in ordine cronologico, per cui chi si trova questo libro in mano leggendo dal primo documento del 1858 all'ultimo del 1863 ha un'idea chiara di quello che è successo, ma non lo diciamo noi, lo dicono i documenti. Poi del libro ne parliamo un attimo, perché c'è un altro paio di domande e poi passeremo al libro. E dici subito, sfataci questo mito, mannaggia la Marina. Tu prima dicevi che c'è qualcosa che non va in questa frase, perché tutti danno colpa alla Marina militare, per la Marina borbonica napoletana, per la fine del regno. La verità non è tale, non è acclarata, però... alcuni fanno riferimento al fatto quando Francesco II seppe dello sbarco dei garibaldini e lui proferì questa frase. Questo sicuramente non è vero, non corrisponde alla verità. Nel libro è spiegato perché lui sapeva benissimo che i garibaldini stanno arrivando e tutto il resto. Questa frase, verosimilmente, perché devo dire per forza così, si tratta di una leggenda, fu pronunciata da Francesco II, ma a Gaeta, quando il 6 febbraio del 1861 fregata Garibaldi ex Borbone, varata pochi mesi prima a Castellammare nel giugno del 60, a Castellammare, è requisita poi dai garibaldini, andò sotto Gaeta e sparò oltre 200 cannonate contro la fortezza, dove era stata la bandiera borbonica. E quando lui, che riconobbe la nave, a bordo c'era un ex ufficiale della Marina borbonica che sparava contro il suo re, contro la sua bandiera, proferì quella parola, mannaggia a Marina. Voglio dire due cose, ne approfitto per dire due cose importanti. Uno, il discorso dei traditori, se ne è parlato moltissimo, molti accusano del tradimento gli ufficiali, soprattutto gli ufficiali borbonici dell'esercito e della marina, tranne rarissimi casi, ma veramente rarissimi casi, la maggior parte, la stragrandissima maggioranza delle persone che passarono con i garibaldini prima e poi con i piemontesi, italiani che dir si voglia, in realtà l'avevano fatto nell'ultimo periodo, dalla fine di luglio in poi, quando praticamente era sicuro che non ci sarebbe mai stata una sconfitta garibaldina, quindi a giochi fatti. E non solo. Parliamo del luglio del 60. Esatto, sì, certo, luglio del 60. Non solo, ma per quanto ci risulta dai documenti, queste persone avevano fatto regolare domanda di pensionamento. Allora, bisogna entrare nella mentalità dell'epoca, perché se ragioniamo con la mentalità di uomini del terzo millennio, abituati all'INPS, abituati a quota 100, abituati alla legge Fornero, eccetera, eccetera, siamo fuori strada. All'epoca un militare non andava mai in pensione. C'è un quadro bellissimo in ammiragliato che ritrae Andrea Danero, questo è un ufficiale della Marina borbonica che è morto a 102 anni, buon per lui. Questo qui ha lavorato fino a due giorni prima di morire
Perché all'epoca i militari, a meno che non facevano loro domanda per andarsene in pensione, rimanevano in servizio sine die. Certo, quando uno poi era stanco o aveva problemi di salute, questo è un altro paio di maniche, faceva la domanda, o se moriva prima, vabbè, insomma, faceva la domanda e se ne andava in pensione. Tutte queste persone che poi hanno lasciato il Borbone hanno fatto tutti regolare domanda di pensionamento, che è stata regolarmente accettata dal Borbone, che non si è mai rifiutato. C'era una situazione di trambusto, di pericolo. Io al posto suo non avrei accettato le domande. Te ne vuoi andare, vattene tu. E invece no, gli davo la libera uscita, per cui non si può neanche parlare di tradimento, perché se io me ne vado in pensione e quindi interrompo il mio rapporto di lavoro, non sono più tenuto neanche al giuramento che ho fatto, perché è finito il rapporto. Quindi il discorso del tradimento non c'era per quanto mi riguarda. Poi un'altra cosa importante, sempre riferita all'epoca, è il discorso dell'organizzazione dello Stato borbonico. Noi siamo abituati a pensare che c'era e sicuramente il re, ma c'erano anche i generali e gli ammiragli. Oggi generali ed ammiragli hanno una certa autonomia, diciamo, operativa. Se disgraziatamente dovessimo entrare in guerra, sì, il governo dà l'indirizzo di massima, ma poi chi decide di spostare una nave, chi durante una battaglia decide di spostare un reggimento da A a B, oppure di attaccare, oppure di risuonare la ritirata, è il generale che sta sul campo. All'epoca non era così. Nessun generale, nessun ammiraglio si muoveva se non c'era l'ordine specifico del re. Quindi praticamente possiamo dire che il Regno delle Due Sicilie aveva un'organizzazione militare uguale, molto simile, diciamo così, alla Francia di Napoleone, dove in Francia c'era Napoleone Bonaparte, che come stratega, secondo me, è secondo a nessuno. E qui purtroppo avevamo Francesco II, che era un bravo ragazzo di 24 anni, timorato di Dio, che non capiva nulla di politica, soprattutto di questioni militari e di questioni diplomatiche. Quindi che sia finito così, almeno potesse succedere. Senza scomodare Napoleone, si può dire non aveva la stoffa del padre. Sicuramente sì, per carità, c'era un abisso. Forse io dico che il più grande errore che ha fatto Ferdinando II è quello di non aver saputo preparare la sua progenie, insomma, allenarlo. È un difetto che hanno avuto normalmente quasi tutti, se non tutti i grandi uomini, grandi, a cominciare da Alessandro Magno, vabbè, quello è morto giovane, allo stesso Napoleone, a tanti grandi uomini che purtroppo, buon per loro che erano dei geni sotto tanti punti di vista, però quando sono finiti per tanti motivi, il seguito non era stato proprio preparato. E qui se ne è vista. Claudio, Dici. ti ho ascoltato in religioso silenzio, però a questo punto che dobbiamo dire? Che Landi, Lanza o Anguissola sono stati, cioè, sono da scagionare, fammi capire. Ma sicuramente sì, e te ne do la prova. Hai mai sentito parlare di un processo? È mai possibile che questi tradivano e il Borbone non li mandava sotto processo da una corte marziale? No, c'è stato un unico processo che ha visto alla sbarra i tre comandanti che avevano avvistato le navi borboniche. Ma adesso dovrei spiegare tutto come è andato, è un po' complicato. Però vi prego di credermi sulla fiducia, poi leggete il libro e avete le idee più chiare. Questi tre ufficiali, questi due comandanti di queste navi che avevano intercettato Garibaldi, furono mandati sotto processo, e il processo, che si risolse nel giro di poche settimane, la corte li assolse perché non avevano commesso il fatto, avevano semplicemente rispettato gli ordini che aveva dato il re, che erano tutti sbagliati. Dico solo Scusami, una cosa. Landi e Lanza. Idem, non sono stati processati, non c'è, non, loro non facevano nulla. A un certo momento, quando. Allora, a un certo momento, Quella quando. famosa cosa a Sì, a Catalafimi, a Calatafimi, allora come è andata? un certo momento non li segue, non li attacca, perché il re ha detto di non farlo.
È chiaro? Cioè, bisogna entrare in quest'ordine idee. Noi pensiamo con la mentalità di uomini del terzo millennio che il generale sul campo di battaglia dice ok, attacchiamo pure, ok, fermiamoci, ritirate. No, assolutamente no. Tutto veniva deciso da aprile. Inoltre, questa è la prima guerra tecnologica, perché per la prima volta viene usato il telegrafo elettrico. I messaggi da Napoli a Palermo viaggiavano nel giro di 2 o 3 ore. Certo, non è come averlo in tempo reale, Garibaldi stava lì, e questo è stato un altro problema. Insomma, la storia è infinita, potremmo parlare per ore. Vi dovrei dare un libro. Va giusto per darti... dimmi. Claudio, tuffiamoci nel libro, perché pare dall'anticipazione che ci stai dando, sembra che qui si confuteremo quello che si è sempre detto fino ad ora, però a questo punto parliamo direttamente. Benissimo, io sfido a dire sì, ma queste cose erano impossibili oppure erano risapute. Ci sono tante di quelle novità, talmente incredibili che uno rimarrà a bocca aperta quando legge. E vi torno a ripetere, sono i documenti che parlano, non sono gli autori. Noi ci siamo limitati alla fine a fare a tirare le somme secondo la nostra, tra virgolette, cultura, visto che abbiamo visto tutti questi documenti. E un'altra cosa, ripeto, è fondamentale: non bisogna ragionare con la mentalità moderna, la mentalità deve essere quella dell'epoca. Questa è una cosa ovvia, bisogna contestualizzare. Allora, passiamo subito al libro, lo metto in prima pagina, io e te spariamo, 1860, La verità. Certo, e come potete vedere dalla slide, la storia la scrivono i vincitori, la vera storia la raccontano solo i documenti. E questa è una frase che ci è venuta spontanea proprio quando abbiamo visto tutto questo. Tra le tantissime cose che ci sono, adesso mi soffermo su una domanda che è, diciamo, abbastanza semplice. 1000 garibaldini possono aver sconfitto un esercito professionista di oltre 35.000 soldati in Sicilia? Assolutamente no, questo lo sappiamo benissimo. Nel modo più assoluto. Che cosa ci sta dietro a questo? Sono due fattori molto importanti. Allora, innanzitutto, assenza di grosse rivolte popolari, come a Milano contro gli austriaci, le 5 giornate di Milano, se vogliamo andare nel 1943, le 4 giornate di Napoli. Lì abbiamo avuto una sommossa di popolo, per cui abbiamo avuto centinaia di persone che si sono mosse, centinaia, migliaia di persone perdonami, preferirei ricordare le 3 giornate di Napoli con i Lazzari a Napoli che si volarono per salvare la propria città, la propria patria, ne perso la vita 10.000. Forse quella è la pagina storica più importante. Comunque, in questa vicenda non abbiamo grosse rivolte popolari, assolutamente. I siciliani hanno partecipato, hanno fiancheggiato con Garibaldi, ma parliamo di qualche migliaio, 2, 3, 4, 5.000 persone, non certamente migliaia, centinaia di migliaia. Altro aspetto, già il 12 maggio sbarcano a Marsala altri 3.000 garibaldini. Tenete presente, lo sbarco è stato fatto l'11 maggio. Il giorno dopo già sbarcano altri 3.000 garibaldini. Quasi tutti i giorni partivano da Genova, dalla Spezia, 1 o 2 vapori con uomini, armi, soldi diretti in Sicilia, facendo tappa in Toscana o a Cagliari. Questo fa sì che il flusso di persone, di garibaldini, è stato continuo dall'11 maggio in poi. Nei 3 mesi successivi al primo sbarco, a Marsala prima e a Palermo poi, sbarcheranno oltre 45.000 garibaldini, ai quali vanno aggiunti appunto qualche migliaio di siciliani. Questo lo dicono i documenti, perché dovete sapere che la cosa principale è che i servizi segreti borbonici funzionavano alla meraviglia, cioè da far impallidire il Mossad attuale israeliano, la CIA americana e via dicendo. Avevano infiltrati ovunque, e non solo, poiché le navi non potevano fare una linea diretta dalla Liguria alla Sicilia, ma dovevano fare per forza tappa per fare rifornimento di carbone o in Toscana
a Cagliari ci stanno gli uomini dei servizi segreti in queste due città, oltre che a Genova, che avvertono quando partono, che telegrafano qui a Napoli, dice è partito il giorno, la sera, ieri sera è partita la nave tal dei tali con 1300 persone a bordo, con 200 bombe, con 700 fucili, con 7000 franchi e via dicendo. Dicevano tutto, nei minimi dettagli, il nome della nave, tutto. E nel libro c'è un elenco, quindi questo 45.000 non è che me lo sono sognato stanotte, è un documentato. La stragrande maggioranza dei garibaldini erano quei soldati piemontesi che avevano combattuto nella seconda guerra d'indipendenza e che erano stati congedati dopo la fine del conflitto. Questo è un aspetto ancora estremamente importante. Noi pensiamo che i garibaldini erano dei poveracci presi dalla strada che non avevano mai imbracciato un fucile, non avevano mai sparato un colpo in vita loro. E invece non è così. Ma scusami, Claudio, erano anche quelli che avevano combattuto in Crimea. Certo che sì, ma già là stai nel 56, erano parecchi anni prima. Questi qua hanno combattuto pochi mesi prima, perché la seconda guerra d'indipendenza stai nel giugno del 59, quindi stai un anno prima, a giugno-luglio 59. Quindi sono persone che non solo avevano combattuto, ma hanno combattuto in una guerra cruenta. La seconda guerra d'indipendenza è tremenda sotto il punto di vista militare. Un esempio banale: caricare un fucile ad avancarica, farlo durante un'esercitazione, come capitava ai soldati borbonici che ne hanno fatte tante, perché tolto diciamo, le sommosse del 48-49, poi hanno fatto solo esercitazioni e quelle sommosse lì lo possiamo derubricare ad attività di ordine pubblico più che di una vera e propria guerra. I soldati borbonici non hanno mai sparato. Il problema è di imparare a fare certe cose nella concitazione di una In battaglia. battaglia, a fare la Una guerra. cosa è farlo in un'esercitazione dove tu non corri nessun rischio se non appunto, quindi è tutt'altra cosa. Poi un'altra cosa ancora importante, i garibaldini percepivano una paga minima di 3 franchi, cos'era? Come potere di acquisto, però questo è documentato che percepivano questa paga e quindi fa sì che sì, ci sarà stato il volontario, l'intellettuale, per carità, sicuramente, ma la stragrandissima maggioranza dei garibaldini percepiva 3 franchi al giorno, che era una paga abbastanza, diciamo, non certo elevata, però bisogna partire da un altro presupposto. Quando finisce la seconda guerra d'indipendenza, e quindi, come dice Totò, dopo ogni guerra ci sta il dopoguerra. Questi sono tornati alle loro case, ma l'economia era distrutta perché il Regno dei Sardegna non aveva vinto, sì, aveva avuto in cambio dalla Francia la Lombardia, ma era più un peso che un vantaggio, perché là ci avevano combattuto. Ad esempio, le filerie erano La perse completamente. la seconda guerra di dipendenza, la perse il Piemonte, fu la Francia, come tutte le vinse la Sì, Francia. indubbiamente l'ha persa, però è comunque riuscita ad avere la Lombardia come territorio. Quindi non l'ha vinta e quindi non ha potuto chiedere i danni di guerra all'Austria, ma non ha, e quindi si è trovata ad avere questa Lombardia regalata per fare il regno dell'Alta Italia, questo portano i documenti, ma poi alla fine si trova ad avere un peso. E tutti questi soldati che all'epoca c'erano. Era la coscrizione, c'era il servizio militare obbligatorio nel Regno di Sardegna. Avevano arruolato tutte queste persone che, se non erano morte, erano ritornate boom per loro alle loro case, ma senza più lavoro. I campi non erano stati seminati, l'agricoltura era allo scatafascio. Per cui accettare un'offerta, dici, ma tu li vuoi guadagnare 3 franchi al giorno? Questi si sono buttati a pesce, perché era l'unica possibilità di campare, di portare a casa, sì, rischiavano la vita, per carità, però era l'unico modo per sfamare le proprie famiglie. Questa è una cosa molto importante. E dulcis in fundo, tutti gli ordini per movimentare le truppe borboniche provenivano da Napoli ed erano dettate da Francesco II. Questo è un aspetto che in questa visione globale bisogna sempre tenere a mente. Proseguo nel farvi evidenziare un altro aspetto. Che armi avevano i borbonici? Allora, i
Innanzitutto avevo questo che vedete qui, un fucile ad avancarica ad anima liscia modello Monzana, diciamo degli anni 40, 1840 ovviamente. Un buon fucile, ma era ad avancarica. Allora, tenete presente che questo fucile poteva ammazzare una persona, diciamo, attorno agli 80, quasi anche 100 metri, diciamo 80 metri. Sicuramente se ti beccava in un punto vitale, ti faceva andare al creatore. Poi avevano queste pistole, una pistola d'avancarica modello francese, e qualcheduno, ma veramente qualcheduno, aveva un ribot, sarebbe la pistola o il fucile a due colpi. Qui vedete nella parte bassa il cosiddetto modello da gentiluomo. Le persone, diciamo, erano abituate a portare nel taschino questa piccola pistoletta. La cosa essenziale di queste tre armi è che erano tutte quante ad avancarica e praticamente potevano sparare, tranne quello di sotto che sparava due colpi, un solo colpo. Dopodiché bisognava caricarlo. Per caricarlo una persona brava, esperta, ovviamente il fucile ci voleva un pochino di più rispetto alla pistola, ma nella migliore delle ipotesi ci voleva un minuto. Vediamo invece i garibaldini che cosa avevano. Innanzitutto avevano la carabina modificata retrocarica ad anima rigata. Allora, tanto per cominciare, la gittata era la stessa, stiamo parlando sempre sugli 80-100 metri, ma era l'anima rigata e un buon tiratore, se ti mirava a 50 metri giù di lì e non ti colpiva nell'occhio destro, ti colpiva nell'occhio sinistro, ma ti colpiva. Il borbonico, il soldato borbonico che sparava, puntava a Giovanni e pigliava a Nicola. Perché a quella distanza, certo, se spari a 10 metri, a 5 metri il problema non c'è, ma se spari a 50 metri è molto facile sbagliare il tiro, ma di parecchio rispetto alla carabina. Ma non finisce qui, la vera arma che ha fatto fare la rivoluzione sotto questo punto di vista è questa che vedete qua, la Colt Navy a tamburo a 6 colpi modello 1851 e poi molto più rara questo revolver francese sempre a 6 colpi modello 1860. Quello di sopra, la Colt Navy, ideata da Samuel Colt, che la inventò appunto nel 1851, ne capì subito la valenza, è un po' quella che si vede nei film western. Lui che fece immediatamente dopo il 1800, attorno al 1854-55, sulle rive del Tamigi, costruì una fabbrica per il mercato europeo, perché se ne vendevano a carrettate. Cosa c'ha di particolare? Innanzitutto è a tamburo a 6 colpi, che possono essere caricati prima. Quindi mi carico 2, 3, 4 tamburi, ma li tengo in tasca, sono piccoli, si vede dalle dimensioni, no? Io per cambiare un tamburo ci metto un secondo, 2 secondi, 3 secondi, e io dopo che ho sparato 6 colpi ne sparo altri 6 ancora. Io praticamente in un minuto io sparo 18 colpi, il soldato borbonico ne spara uno. E quindi a questo punto, anche se fossero stati solo 1000, ma con queste armi è incredibile la differenza di fuoco che c'era. Dimmi. Claudio, queste armi le garibaldini come facevano ad averle? E adesso ci arrivo, un attimino che ci arrivo, non correre. Allora, guardate un pochino l'iconografia. Questa è un'immagine del 1854, se ben ricordo, sì. Vabbè, queste sono truppe, svizzere, se ben ricordo. Vedete, spada, baionetta, fucile. Guardate un pochino l'iconografia dei garibaldini. Vedete che la pistola è sempre presente nella cintola, sempre. È grazie alla grande rivoluzione che ha permesso questo. Guardate quest'altra immagine, lasciate perdere la visione del soldato borbonico a cavallo, che i colori non erano quelli, le fogge delle divise non erano quelle, vabbè, è pittorico, lasciamolo passare, ma è fondamentale quello che si vede nella scena. Allora attaccano con la spada, il garibaldino risponde con la pistola, quindi veramente non ci poteva essere partita. Anzi, io mi domando un'altra cosa: come hanno fatto i garibaldini a impiegarci 3 mesi per conquistare la Sicilia? È chiaro, quindi io faccio la domanda opposta. La domanda
la questione non finisce qui, perché allora i garibaldini sbarcano l'11 maggio a Marsala, adesso l'una e mezza del pomeriggio. 48 ore dopo lo sbarco dei garibaldini a Marsala, il principe di Castelcicala, che sarebbe il luogotenente di Francesco II in Sicilia, telegrafa con urgenza e chiede al re di inviargli, vedete un po' che cosa, 1000 granate inzaccherate da 12 centimetri. Non chiedetemi che significa inzaccherate, perché sinceramente non lo so. 100.000 cartucce per carabina, 100.000 cartucce a palla piramidale, 150 cantaglie di piombo, 300.000 capsule. La capsula serviva perché ogni colpo bisognava metterci la capsula per far fare la scintilla e far partire il colpo. Questo cosa significa? Significa che i borbonici non erano preparati, non avevano le armi, erano così sicuri che avrebbero spaventato i garibaldini con il loro sistema difensivo che avevano messo in mare per scoraggiare lo sbarco, che non era necessario, cioè avevano giusto quelle armi per parata, ma in realtà non avevano munizioni. Non solo, il discorso che ho fatto prima della tecnologia, della qualità delle armi, viene spiegato anche da quest'altro fatto. Siamo al 14 maggio, 72 ore dopo lo sbarco dei garibaldini a Marsala. Francesco II fa chiedere al proprio console a Liegi, al noto costruttore di armi Francot, se e quando e a che prezzo può fornire carabine. Cioè, loro non ce l'avevano. Le carabine era l'arma, diciamo tra virgolette, insieme ai revolver, che è la cosa più importante. Sui documenti ce ne sta scritto tante, sui documenti che accompagnano, che noi abbiamo desunto quanti garibaldini partono dalla Liguria, c'è scritto anche che armi hanno, e molto spesso con 800 revolver, con 1000 revolver. Quindi questo ci dimostra che i borbonici, sebbene sapessero dell'imminente partenza della spedizione garibaldina, non avevano rifornito alle truppe in Sicilia di adeguato munizionamento e non disponevano di una quantità sufficiente di fucili di ultima generazione. Quindi praticamente con le piastre assate, insomma, siamo lì. E questo è fondamentale. Quindi con questo io giusto mi sono fermato con le slide, perché sennò sarebbe troppo lungo. Ma tenete presente un'altra cosa: queste armi loro le acquistano a Marsiglia, e per acquistarle chi fa la garante è il Regno di Sardegna, che Cavour firma delle cambiali. Questo lo fa a giugno del 1860, quando praticamente lo sbarco già era andato avanti, ma non era ancora ultimato. Pensate che per portare i garibaldini in Sicilia si comincia a intravedere l'affare del secolo per gli armatori. Perché? Perché Garibaldi paga cash. Non solo, ma è un trasporto che avviene d'estate, quindi non ci sono pericoli di tempeste, il mare è calmo e buono. La merce da trasportare, tra virgolette, la merce, sono uomini nella maggior parte, e quindi si scaricano e si scaricano da soli. Il viaggio dura relativamente poco, per cui ci sta la corsa a offrire le navi che provengono da tutti i paesi, dagli Stati Uniti, dalla Francia, dall'Inghilterra, dalla Grecia, da tantissime nazioni. Tutti gli armatori, si sparge la voce, vogliono offrire le navi. Questo cosa succede? Che fanno aumentare il prezzo. A un certo momento Garibaldi che fa? Ci aspettate un momento, ma a me mi costa troppo noleggiare queste navi, mo le compro. E lui in Francia compra 3 navi, che dà i nomi di Franklin, di Oregon, e il terzo sinceramente in questo momento non mi sovviene, e usa queste navi per portare i garibaldini. Poi dopo è la vicenda del Rubattino, il Cagliari, è la vicenda delle navi dell'armatore Rubattino. Ma allora, qua devo continuare a narrare un altro episodio. Allora, cerco di essere breve, però devo dire tutto il fatto completo, perché sennò chi mi ascolta non riesce Claudio, a comprendere. Io credo, Claudio, tu adesso stai dicendo delle cose estremamente importanti, e si può dire rivoluzionare, non lo so, qui si sta smontando tutto quello che è stato una teoria portata fino ad ora in avanti, e quindi se questo qualche minuto in più è importante, perché qui veramente
succederà l'ira di Dio. Io ovviamente in questa fase sono, diciamo, tra virgolette, superficiale, nel senso che non vi do i dati. Ma basta questo. Allora, rubatino, cosa succede? Le due navi che sbarcarono a Marsala erano di Rubatino o no? Aspetta, devo fare un flash, devo partire un pochino più da indietro. Di spiegarvi in modo sintetico come andarono le cose. Allora, siamo nel settembre del 1859. Giunge a Napoli un rapporto dei servizi segreti borbonici che operavano a Torino, con il quale il sovrano viene informato dell'attività di un gruppo di persone, Garibaldi, Bertani, Bixio ed altri, quindi sanno persino i nomi, che stanno organizzando una spedizione per sbarcare in Sicilia o in Calabria e fomentare una rivolta popolare per spodestare il Borbone. Quindi Francesco II sapeva benissimo tutto questo e tutti i particolari. Cosa fa Francesco II? La cosa più ingenua che potesse fare: scrive a Vittorio Emanuele, che per la cronaca è suo cugino da parte di madre, per chiedere chiarimenti al riguardo. Dice: guarda, ho ricevuto notizie di queste persone che stanno facendo eccetera eccetera. Risposta del Savoia: ma quando mai, non è vero niente, sono solo delle maledicenze di chi vuole il male delle nostre nazioni, nessuno sta tramando contro il regno delle due Sicilie, se l'avessi saputo li avrei arrestati, li avrei informato, insomma gli manda una serie di rassicurazioni. A questo punto il Borbone crede alle rassicurazioni del cugino e materialmente non fa proprio nulla. Bene, che succede dopo? Siamo nel febbraio del 1860. Giunge a Napoli un nuovo rapporto dei servizi segreti borbonici operanti nel Piemonte, che informa il sovrano che quel gruppo di persone, di cui abbiamo detto prima i nomi, guidato da Garibaldi, che era il capo, sta proseguendo nella raccolta di proseliti e nella raccolta di fondi, e per effettuare in primavera uno sbarco in Sicilia. Quindi prima era in dubbio se Calabria o Sicilia, adesso è sicuro in Sicilia, e il periodo pure in primavera. Francesco II a questo punto, nonostante la sua grande ingenuità, capisce che il caro cugino Vittorio Emanuele lo stava prendendo per i fondelli, e cosa fa? Organizza una crociera di vigilanza attorno alla Sicilia. Praticamente i mari attorno alla Sicilia vengono suddivisi in più settori, ognuno dei quali è affidato alla vigilanza di due navi, tra militari e militarizzate. Cioè praticamente un tratto di costa veniva affidato a queste navi, che si muovono un po' come vediamo le sentinelle quando fanno la ronda su un castello, no? Vanno avanti e indietro su una determinata tratta. E questa era la soluzione migliore per poter evitare uno sbarco all'epoca? Assolutamente no. Perché? Perché all'epoca gli sbarchi non avvenivano come accade oggi, che ne so, tipo lo sbarco in Normandia, no? Dove vediamo su una spiaggia i mezzi da sbarco, le navi che portano ondate di soldati a terra. All'epoca si entrava più o meno di prepotenza e più o meno all'improvviso in un porto e si sbarcava, punto. Se si avevano delle scialuppe a disposizione non si faceva con delle scialuppe, se no proprio si attraccava al molo, né più e né meno. Bene, sarebbe bastato che i porti all'epoca in Sicilia, non è che ne erano tantissimi come oggi, ne erano circa 13-14 che potevano essere utilizzati per questo scopo. Bene, bastava semplicemente andare in ogni porto, metterci una nave ferma, 1000 uomini a terra e nessuno poteva sbarcare perché erano lì a presidiarli invece che circondare la Sicilia e andare avanti e indietro. Ma questo perché? Perché la crociera di vigilanza non era la soluzione migliore che si potesse fare, anche per altri due tipi di motivi. Innanzitutto c'era una questione, diciamo, strategica. Le navi, i comandanti avevano avuto ordine perentorio scritto, quindi non potevano derogare nel modo più assoluto, che non dovevano fare nulla, dovevano solo sparare esclusivamente nel momento in cui stavano assistendo ad uno sbarco di gente armata. Quindi dovevano solo mostrare i muscoli, dovevano mettersi là nella loro rotta, quando vedevano qualcheduno loro pensavano che vedevano le navi borboniche e questi se ne scappassero con la coda tra le gambe. Al di là del problema strategico c'era un problema tattico.
Allora, innanzitutto la vigilanza era solo diurna e ovviamente non c'era il radar, per cui oscurata notte si fermava tutto e si riprendeva all'alba. Poi vi era un problema molto più diciamo pratico. Queste navi erano state comandate di fare una rotta estremamente costiera. La Sicilia non è come l'Adriatico, una costa liscia e dritta dove tu puoi bene o male seguirla. Qua dovevi entrare in ogni po', in ogni insenatura, perché era stato prescritto dal sovrano che si facesse appunto una rotta estremamente costiera, e quindi quando entravi e uscivi avevi problemi di visibilità. E dulcis in fundo, le navi impiegate per questa vigilanza, alcune erano a vela, alcune erano a vapore, con problemi diametralmente opposti. Una nave a vela è soggetta alle bizzarrie del vento. Pensate che quando capitava un momento di bonaccia, un momento dura anche ore, e questi mettevano a mare la scialuppa e la trainavano a remi. Viceversa, le navi a vapore, che erano avide di carbone, scusate, praticamente il comandante, o meglio il macchinista, doveva attentamente calcolare il consumo della nave, perché all'epoca non era stato ancora inventato il rifornimento in mare. Quando la nave stava esaurendo il carbone, doveva abbandonare la zona di pattugliamento, dirigere verso uno di quei pochi porti dotati di deposito di carbone, entrare in porto, fermarsi, caricare il carbone e ripartire e ritornare in zona d'operazioni. Capirete che questa era una vigilanza, insomma, che era una groviera, c'era buchi da far paura. E quindi ci stava la protezione, ma in realtà è come se non ci fosse stata. Vediamo adesso dal lato dei Garibaldini. 5 maggio 1860, la notte tra il 5 e il 6 maggio. Partenza dei Garibaldini da Genova. Ho detto Garibaldini e non Garibaldi, e poi spiego bene il perché. Allora, innanzitutto Garibaldi, che è lo stratega di questa operazione, cosa fa? Si mette nei panni del suo avversario e pensa che cosa avrebbe fatto lui se fosse stato dal lato dei Borboni. Lui avrebbe mandato delle navi fuori la Liguria, perché ormai Garibaldi, scusatemi il termine, era sputtanato, si sapeva che lui stava per partire, lo sapevano tutti, lo sapeva anche lui che lo sapevano i borbonici. Quindi lui ha paura di trovare fuori il porto di Genova delle navi borboniche. Cosa fa? Innanzitutto le navi garibaldine che salpano non sono due. Oltre al Lombardo e al Piemonte, che tutti conoscono, c'è anche un mercantile inglese, poi il nome lo troverete nel libro, dove vengono caricate tutte le armi. Questo perché? Per un semplice fatto, che se mai ci fossero state delle navi al largo di Genova, queste non avrebbero mai avuto l'ardire di fermare una nave con l'Union Jack a poppa per chiederle cosa trasportare, perché sarebbe stata poi il regno delle due Sicilie, veniva polverizzato dall'Inghilterra. Quindi ci hanno questa assicurazione. Se avessero fermato il Piemonte e il Lombardo, erano un migliaio di persone che se ne andava in giro. E Garibaldi, che era conosciuto come essere il capo della rivolta, non va a bordo, perché se lo trovano dice: vabbè, ma tu sei là, noi sappiamo che sei il capo tu. E allora cosa fa? Se ne va a Talamone. Perché Talamone? Perché, come ho detto prima, le navi dalla Liguria alla Sicilia non lo potevano fare non stop, si dovevano per forza di cose fermare per fare rifornimento di carbone, o in Sardegna o in Toscana, che era l'ultimo porto utile. Quindi decidono di andare a Talamone, e ci sta uno dei servizi segreti borbonici che segue Garibaldi, che se ne va dalla carrozza e telegrafa, perché tutto quello che sto dicendo noi l'abbiamo saputo perché ci stanno i rapporti dei servizi segreti inviati a Napoli. Quindi, come lo abbiamo saputo noi oggi, sicuramente al mille per mille l'ha saputo Francesco II, e questo è importante da tenere a mente. Quindi, cosa succede? Arrivano incolumi, perché le navi borboniche non stanno davanti alla Liguria, arrivano a Talamone. Garibaldi a questo punto sale su una delle navi, non si vuole coinvolgere più di tanto l'Inghilterra. Allora cosa fanno? Mettono tutte le armi che erano a bordo della nave inglese su una barcaccia, una grossa scialuppa, e la pigliano al rimorchio. Tenete presente che sono due vapori, quindi trainano questa barca. Una barca carica di armi. Perché fanno questo? Perché
perché se all'orizzonte vedono una nave borbonica, tagliano la cima di rimorchio, la bascialuppa se ne va a deriva e loro a un eventuale controllo risultano una banda di buontemponi che se ne vanno in giro per il Tirreno a pigliare il sole. Quindi studiano per bene. Non solo, ma Garibaldi quando arriva in Sicilia fa una rotta estremamente larga. Piccola premessa, siamo al 10 maggio, il giorno prima, tardo pomeriggio, ci sono due navi inglesi, due cannoniere inglesi a vapore nel porto di Palermo, all'improvviso nel primo pomeriggio partono e vanno a Marsala. Marsala è un porto molto 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 piccolo, per cui quando c'è messo oltre alle navi che normalmente ci stanno là, e tenete presente che a Marsala ci stanno grossi interessi inglesi, perché ci stanno le coltivazioni del Marsala, che loro fanno un grosso commercio con la madre patria, hanno molti inglesi che avevano acquistato là degli vigneti, facevano questo liquore, lo imbarcavano su mercantili inglesi e lo portavano nella madre patria. Quindi il porto è piccolo, spesso intasato di navi inglesi, quindi vanno lì e, come si dice in gergo, mettono il cappello. Adesso Garibaldi, che è partito da Talamone, fa una rotta estremamente larga, voleva e sapeva di dover andare a Marsala, si ferma all'alba, era ancora notte dell'11 maggio 1860, fuori l'isola di Marettimo, che sono quasi di fronte a Marsala, e chiede a dei pescatori com'è la situazione, perché ovviamente non avendo la radio, non potendo essere aggiornato, perché avrebbe pensato che forse ci potevano stare delle navi borboniche ferme a Marsala, cosa più logica, ma non per i borbonici, cioè meglio per Francesco II. Quindi Garibaldi viene sconfessato da se stesso, lui vorrebbe, pensa che l'avversario agirebbe come agirebbe lui, invece no, non ci stanno navi borboniche nel porto. E allora mette la prua su Marsala e alle 7 del mattino le navi garibaldine gettano l'ancora nella rada di Marsala. Come arrivano lì? Un piccolo rimorchiatore, l'Eolo borbonico, che stava pure là, perché le navi, essendo a vela, alcune navi a un certo momento si fermavano e ci andava il rimorchiatore vicino, le trainava per cercare di portarle in zone dove c'era il vento. Si accosta alle navi garibaldine e dice: voi che ci fate qua? Fatemi salire a bordo, fatemi vedere che cosa c'avete a bordo. E là, da sopra le navi borboniche, ovviamente, le navi garibaldine dicono: no, qua non ci potete salire, queste non sono della vostra nazione, non vi vogliamo far salire. L'Eolo è piccolino, le navi sono grandi, cosa fa? Se ne va, però segnala al posto di osservazione che sta sopra Marsala che ci stavano queste navi straniere lì. Il posto di osservazione di Marsala a sua volta rilancia il segnale al largo dove c'erano le navi borboniche che pattugliavano e praticamente avvistano queste navi e subito danno l'allarme. Al largo di Marsala ci sono tre navi, c'è il Capri, che è un vapore che è militarizzato, il Partenope, che è una fregata a vela, e la piracorvetta Stromboli. Tutte e tre puntano su Marsala. Lo Stromboli è più veloce di tutti, il Capri piglia a rimorchio il Partenope per fare prima. Alle 10 lo Stromboli arriva nella rada di Marsala, si ferma a 300 metri dall'imboccatura del porto, alle 11.30 poi giungono le altre due navi. Nel frattempo, mentre lo Stromboli si sta portando a Marsala, il Lombardo è entrato nel porto e poiché era stracarico si arena al centro del porto, e mentre il Piemonte attracca proprio alla testata del molo e cominciano lo sbarco dal Lombardo con delle scialuppe, con delle barchette che requisiscono lì. Per il Piemonte no, perché sta attraccato in banchina, quindi è molto facile. Nei pressi ci sono ormeggiate le due cannoniere inglesi, proprio vicino dove sta il Piemonte. La presenza delle navi inglesi impediva ai borbonici di aprire il fuoco, perché stavano lì ed era facile colpire, erano estremamente vicini. Allora cosa fanno? Chiedono di spostarsi immediatamente.
Gli inglesi spiegano che i comandanti delle due navi, che praticamente mandano una scialuppa a bordo per chiedere di levarsi davanti i borbonici, i comandanti inglesi dicono le navi a terra stanno aspettando, i comandanti delle navi inglesi erano andati a terra dal loro console e che sarebbero rientrati a minuti. A mezzogiorno una lancia con i due comandanti inglesi ed il console si reca a bordo dello Stromboli per informarli che stavano ultimando le operazioni di reimbarco dei marinai scesi a terra in libera uscita e che nel caso avessero sparato di fare in modo che di non colpire le case e i terreni delle proprietà inglesi, se no scoppiava il bubone. Tenete presente una cosa: le divise degli inglesi, soprattutto dei Marines inglesi, sono rosse, come guarda caso le camicie dei garibaldini. Sarà stato un caso? Che succede? Gli inglesi chiedono e ottengono 2 ore di tempo per poter consentire ai loro uomini di rientrare a bordo e loro di levare gli ormeggi. E i borbonici non possono fare che accordargli. Quando gli inglesi si allontanano circa le 3:30 del pomeriggio ed i borbonici aprono il fuoco, i garibaldini erano tutti sbarcati e nessuno di loro viene neanche ferito, non dico ucciso, neanche ferito. Solo le navi vengono seriamente danneggiate, una viene quasi semiaffondata. Quindi questo vi fa capire come in effetti, quando poi vengono processati 3 comandanti delle navi, e questi praticamente vengono prosciolti perché il re era stato preciso, ha detto di sparare solo quando c'erano lo sbarco in corso. Se avessero sparato e c'erano gli inglesi, succedeva il patatrac, quindi non hanno potuto fare diversamente e infatti vengono prosciolti. Adesso la questione è che le navi sono, i garibaldini sono sbarcati. Cosa pensano di fare i borbonici? Una controffensiva. Come si basa questa controffensiva? Molto semplice. Dico, noi ci mandiamo, questi sono 1.000 uomini che sono sbarcati, gli mandiamo 1.000 uomini da Palermo via terra per prenderli di faccia. Altri 1.000 uomini, li pigliamo una nave da Palermo, li portiamo a Trapani, quindi sul loro fianco sinistro, sbarcano a Trapani e li pigliano dal fianco. Un'altra nave con altri 1.000 uomini, quindi un reggimento, va a Marsala, fa un controsbarco e li piglia alle spalle. Il teorema strategico si basava sulla contemporaneità degli attacchi. Che succede? Bisogna fare una piccola premessa. Negli anni precedenti il regno delle due Sicilie era stato sconvolto da numerosi scandali. Parecchi personaggi pubblici, anche del settore militare, ma diciamo in generale, erano stati coinvolti in vari scandali perché per interessi, diciamo, di ufficio avevano preferito chiamare, affidare appalti a persone di loro conoscenza, familiari, insomma, e quindi si era stato un aggravio di spese e ovviamente degli scandali perché si era preferito, anziché utilizzare cose statali, rivolgersi al privato che veniva affittato, quindi con lucro, eccetera, eccetera. Ovviamente, perché il Borbone non era dolce di sale, come suol dirsi, quindi quando scopre queste cose sono problemi, e si era andati un po' nella paura, per cui nessuno voleva essere tacciato di dire di aver fatto delle spese inopportune quando avrebbe potuto fare un'altra scelta. E così anche il buon principe di Castelcicala. A Palermo ci stanno un sacco di navi che potevano essere requisite per imbarcare questi uomini, però lui non lo fa. Perché? Perché dice: se io ho le navi che non le pago, che stanno pattugliando fuori Palermo, aspetto che passano davanti Palermo, le segnalo con le bandiere di entrare in porto, carico le persone e faccio quello che devo fare. Nel frattempo da Palermo sono partiti. Già per pigliare la prima nave per portare le truppe a Trapani tardano. Tarda ancora di più quello che deve portare le navi a Marsala. Morale della favola: Garibaldi viene attaccato da 3 direttrici differenti, ma non contemporaneamente. Viene attaccato in sequenza, per cui riesce a controbattere tutti e 3 attacchi. È la prima grande controffensiva che avrebbe potuto svegliere sul momento l'incendio, e invece praticamente non fa nulla. E quindi qua praticamente vi dimostro ancora una volta come il disposto combinato tra la situazione borbonica dell'epoca, poco nota a chi non conosce, a chi non ha studiato quel periodo e tutto l'andazzo,
E in più il fatto che le tutte, ripeto, tutte, ma nel modo più assoluto tutte le decisioni militari in ambito navale e in ambito terrestre, anche le più minime, venivano e dovevano essere giocoforza assecondate dal re, approvate o disposte dal re. Questo combinato disposto ha fatto sì che tutto è andato a carte 48. Ma Giusto per farti Calatafimi, scusa, una cosa, ma scusa, la dimmi. battaglia di Calatafimi non c'entra niente a questo punto. La battaglia di Calatafimi viene dopo, viene il giorno, 2 o 3 giorni dopo, e segue la stessa cosa. Landi sta vincendo, vuole attaccare per sterminarli, e non ha l'ok dal re, e quindi si ferma. Perciò Quindi non tu viene dici, questo quindi processo. Claudio, tu dici, ed è supportato, questo sta nel libro, giusto? Il Che fatto di Calatafimi Landi. no. Però rientra in questo discorso qua, mi pare che qualcosa ci sta di Catalafini, però adesso dai, sono 500 Cioè, tu documenti. dici che Landi non ha chiuso la partita perché non ha ricevuto l'ordine di farlo. Sicuro come domani sorge il sole, perché torno a ripetere, nessun generale aveva autonomia di azione, tutto ciò che faceva era dettato da ordini da Napoli, che arrivavano nel giro di ore, ma comunque non erano istantanei, perché c'era il telegrafo, non la radio. Quindi i messaggi arrivavano Senti, in 2 o 3 ore. andiamo al termine, però una coltra è Anguissola, quindi le altre navi borboniche che Allora, passavano sul Anguissola è territorio un italiano, che succede? discorso a parte, uno di quei pochi, e comunque stiamo parlando, mi pare, di fine giugno. Non stiamo parlando, Anguissola è quello che tradisce, che copia la sua nave e la consegna là, ma è un caso sporadico e comunque non è che succede prima o nel mese di maggio, succede, adesso vado a memoria, alla metà, alla fine di giugno, quando ormai già i giochi erano fatti. Ad esempio, tenete presente un'altra cosa, Garibaldi, che militarmente, oltre a essere sul posto, e questo la dice lunga, è uno stratega eccelso. E anche per farvi capire come gli stessi piemontesi rimangono stupiti delle cretinaggini che fanno i borbonici. Ormai Milazzo è persa. Le truppe sono asserragliate dentro a Milazzo con un accordo. Siamo, se ben ricordo, alla metà di luglio. Adesso vado a memoria, ma mi posso pure sbagliare. Ma è insignificante questo fatto. Ci stanno i soldati che ormai hanno deciso, hanno fatto un accordo, devono lasciare Milazzo, che ormai è circondata dalle truppe garibaldine. L'evacuazione deve avvenire per forza via mare. Per cui ci stanno le navi borboniche là, militari, che controllano e danno assistenza ai mercantili che stanno caricando questi soldati, e arriva la flotta sarda. La flotta sarda ovviamente si avvicina con circospezione, perché tu questo, ma come ci vedono, ci sparano addosso. Niente, non succede nulla, perché avevano avuto ordine di non attaccare, di non sparare un colpo se non venivano attaccati. Ovviamente Persano, che non è l'ultimo arrivato, non può sparare il primo colpo, e quindi praticamente che succede? Che fraternizzano, fanno i cosiddetti incontri di quadrato, cioè gli ufficiali di una nave, una parte, una delegazione va a trovare gli ufficiali dell'altra nave, si beve insieme, si ricambia la visita. Avviene questo, cioè ci rendiamo conto. Va a finire a tarallucce e vino. Ma sì, ma questo, ma i primi a essere stupiti sono i piemontesi, perché erano convinti di dare battaglia. Ovviamente loro non sparano il primo colpo, perché se no poi era proprio troppo da sputtanarsi. Però erano sicuri, avevano già il colpo in canna. E quando si avvicinano alle navi e vedono con il cannocchiale che sulle navi borboniche non se ne erano proprio fregati che loro stavano arrivando, non è che si erano messi in ordine di battaglia per aprire pure loro il fuoco, no, stavano continuando così a osservare come i commilitoni dell'esercito si stavano imbarcando con le scialuppe sulle navi fuori Marsala, perdono, scusami, fuori Milazzo, che ormai era persa. Ma te ne dico l'ultima, guarda, che proprio fa capire, e fa capire anche perché. Poi c'hai le persone, gli ufficiali che se ne vanno. Anzi, te ne dico due. La prima,
lui vuole chiamare un altro ufficiale perché vabbè, Landi fa queste cose, non viene mandato sotto processo, vuole un altro ufficiale. Anzi, ti dirò, questo avviene prima, perché Landi sostituisce il principe di Castelcicala come luogotenente. Quando lui rimuove il principe di Castelcicala, non sa a chi affidare le armi sue, chiede all'anziano Filangieri se vuole mettersi alla testa delle sue truppe, e dice Filangieri dice sì, io mi metto alle truppe, maestà, ma voi dovete venire con me in Sicilia, perché la figura del re era catalizzante, avrebbe mosso mari e monti, perché erano molto fedeli al re, erano molto attaccati al re. Vedere che il re in prima persona scendeva in campo per difendere il proprio stato, la propria nazione, la propria bandiera, avrebbe mosso veramente le montagne. Lui dice di no, e il buon generale Filangieri dice allora io sto in pensione, lasciatemi qua. Come fece il padre nel 48, no? Che scese giù. Qua stiamo parlando dell'ottantenne, lui proprio, non è il figlio, è il padre, che c'ha 80 anni. No, quindi... parlo Ferdinando II. Ah, sì, scusami. Nel 48 scese giù. Certo. Ma il discorso è bello, sai cos'è? Che lui si rivolge in Spagna, manda al suo ambasciatore in Spagna, dice senti, puoi vedere se ci sta un generale spagnolo che si vuole mettere alla testa delle mie truppe da solo e va a fare quello che deve fare. In Spagna dice ormai i giochi sono fatti, qua siamo alla fine di giugno. E ti stavo dicendo, lo sbarco a Marsala avviene l'11 maggio. Ma adesso, ripeto, non dico tutti i giorni, ma quasi tutti i giorni c'è una nave che arriva dalla Liguria, che sbarcano prima a Marsala, poi quando prendono Palermo sbarcano a Palermo perché è più comodo, con rifornimenti di uomini, soldi, munizioni e tutto il resto. Capisce che ci sta questo via vai. Francesco II ci mette quasi un mese per capire che deve interrompere questo flusso. Ci sono i consoli e gli ambasciatori, soprattutto francesi, che dicono voi dovete fermare queste navi, avete tutta la verità, questi vi stanno attaccando. Si decide di fare un blocco navale. Allora cosa fa? Pigliano una cartina del Tirreno, studiano la rotta e vedono che c'è un punto dove le navi devono passare per forza, un posto obbligato, che è tra la Corsica e l'isola d'Elba, tra Capo Corso, che si trova all'estremità della Corsica, e l'estremità dell'isola d'Elba. Sono circa 50 miglia, poco meno di 100 chilometri, 85-86 chilometri. Ci manda le due navi più moderne che c'ha, le migliori, il Ettore Fiera Mosca, qual è quell'altra? Ettore Fiera Mosca e il Fulminante, le manda là. Il 9 mattina il pattugliamento inizia. Alle 9 di sera, quindi appena l'hanno iniziato a fare, bloccano due navi. Una è il rimorchiatore Utile, così si chiama, battente bandiera sarda, e il Charles and Jane, che è un veliero molto capiente, con bandiera statunitense. Allora, premesso che come vedono queste due navi borboniche, tutte e due le navi alzano bandiera americana, vanno là, li fermano e chiedono di poter salire a bordo, non ci danno il permesso, dalla nave si grida viva l'Italia, viva Vittorio Emanuele, abbasso il Borbone, eccetera, eccetera, capiscono che ci stanno dei garibaldini, gli puntano i cannoni, ci seguiteci se no affondiamo, e loro costretti li dirottano a Gaeta. A Gaeta vanno a fare una perquisizione, ovviamente trovano un sacco di armi e praticamente li arrestano tutti quanti. Comincia una diatriba diplomatica che praticamente innanzitutto telegrafano a navi, qua abbiamo fermato queste due navi, sono veramente americane, risponde l'ambasciatore ma quando mai, non sono americane. Poi dopo un poco si scopre che solo una è americana, l'altra è sarda.
gli concedono ai comandanti delle navi di venire a Napoli in carrozza, di incontrare riservatamente i loro ambasciatori. Gli ambasciatori ogni giorno presentano una nota diplomatica di protesta, dice: voi ci avete fermato queste navi, non avevate nessun diritto, insomma tutte queste cose così. La diatriba va avanti, siamo al 9 giugno, va avanti fino al 6 luglio, quindi dura quasi un mese. Allora, come vi stavo dicendo, praticamente saggio ai due consoli, ai due ambasciatori che si trovano, quello statunitense e quello sardo. Una cosa, devo fare una piccola premessa: l'ordine che avevano ricevuto le navi quando facevano il pattugliamento era di non attaccare alcun naviglio straniero e di fare mostra solo della bandiera. Quindi già questo vi dice, nonostante che aveva capito che di là passavano le navi, che bisognava fermarle, era sempre convinto che facendo vedere i muscoli questi scappassero. Quindi già questo la dice lunga su come immaginava la cosa il buon Francesco. Bene, un secondo solo che sto andando avanti, perché è importante che dire esattamente quello che dice Francesco II, che è fondamentale. La mattina del 6 luglio Francesco II invia il seguente messaggio agli ambasciatori sardo e statunitense. Il governo di Sua Maestà il Re, volendo dare a quello di Sardegna ed a quello degli Stati Uniti d'America attestato di amicizia, riservandosi intatte le questioni di principio e i suoi diritti, ha rilasciato liberi tanto il vapore utile quanto la nave a vela catturate dalla Real Fregata il Fulminante, unitamente agli uomini che formavano quella spedizione. Il bello viene adesso, perché praticamente gli restituisce le armi intatti e quindi con unico impegno, quello di ritornare al porto di partenza. I due mercantili ripartono immediatamente per Genova, dove arrivano il 7 luglio, occhio alle date. La mattina del 10 luglio i servizi segreti borbonici operanti a Genova telegrafano il seguente messaggio. 10 luglio, Genova, 10 luglio 1860, ieri, quindi il 9 luglio, partirono da Genova tre vapori con 1200 persone. 800 di quelle persone erano sbarcate poco prima dai mercantili rientrati da Gaeta. Cioè, praticamente erano 850, 50 dicono vabbè, basta, mi è bastata questa avventura. Altri 800 si rimbarcano due giorni dopo, perché il 7 ritornano a Genova, il 9 ripartono da Genova per andare un'altra volta a fare la loro missione. Quindi è ovvio che quando questo viene visto dai vari ufficiali, il primo è il comandante della spedizione, l'ammiraglio Roberti, che vede una cosa del genere, che questi fermano le navi, li arrestano, gli pigliano le armi e tutto, gli restituisce tutto, li fa tornare là e questi se ne ripartono un'altra volta, dice vabbè, do le dimissioni, ma gli vuoi dare colpa a un ufficiale che ragiona così? Senti Claudio, io sono in religioso silenzio e sono... sono senza parole. Abbiamo sforato il tempo. Voglio soltanto dire due cose. Primo, sarà stato pure, come hai detto tu stesso, sarà stato pure un grande stratega Garibaldi, però con una forza di uomini così enorme e con quelle armi, e con degli armamenti così innovativi per l'epoca, che gli ha fornito tutto il mondo. Soprattutto so che anche la Franklin era carica di armi, quella che lui comprò a Marsiglia. Sì, ma io, ad esempio, non ti ho detto che Garibaldi, quando compra questi vapori, acquista in Francia, con cambiali pagate firmate da Cavour, 100.000 fucili e 500 tonnellate di polvere da sparo. 500 sì. Tonnellate di polvere da sparo. È una quantità enorme. È enorme. Sì, ma poi... Però tu stesso hai detto che nonostante avesse una bocca di fuoco così enorme, ci impiega ben 3 mesi per prendere la Sicilia. Quindi tutta questa grande stratega, io non credo che lui ebbe anche
comunque, per quanto possono essere non preparati i borbonici, per quanto potessero essere sottoarmati, comunque certe cose le sapevano fare, l'hanno venduta cara la pelle, ma non poteva essere differentemente, guarda. Comunque tre mesi non sono, tre mesi sono stati tanti per poter conquistare la Sicilia. E la seconda riflessione che faccio è che alla fine Cavour all'inizio non si era esposto, ma come hai detto tu prima, a giugno invece firmò cambiali in bianco per poter finanziare questa spedizione che stava andando come forse loro non pensavano nemmeno, perché all'inizio fu prudente, perché quello accadde a giugno che lui cominciò a, come hai detto tu prima, accadde un mese dopo che lui intervenne in maniera importante con... Allora, guarda, con le cambiali in mano a... Allora, nel libro noi non è che ci siamo fossilizzati solo sui documenti borbonici, perché come si dice devi sentire tutte e due le campane. Abbiamo avuto la fortuna di trovare una serie di libri che sono una sorta di diario, di raccolta di lettere di Ricasoli, il barone Ricasoli, che è quello che sostituirà Cavour nell'incarico di primo ministro quando quello morirà poco dopo l'unità d'Italia. Queste lettere, che sebbene siano su un libro, abbiamo avuto modo poi, facendo delle ricerche anche presso l'archivio di Firenze, di vedere che quello che sta scritto in questo libro, cioè queste lettere trascritte, corrispondono a verità. Certo, lì abbiamo fatto un controllo a campione, però se 1, 2, 3, 4 corrisponde a verità, devo presupporre che tutte le altre pure corrispondono a verità. Comunque, facendo questo incrocio di documenti, abbiamo visto come effettivamente noi alla fine abbiamo definito una cosa particolare. Abbiamo detto che in questa situazione ci sono quattro personaggi fondamentali. Il conte di Cavour, che è l'ideologo, è la mente, quello che ha pensato tutto. Poi c'è Vittorio Emanuele, che è il bugiardo, è quello che smentisce insomma le cose più evidenti, lo fa con tutti gli ambasciatori che protestano, rinnegando il supporto a Garibaldi, alle azioni, fino all'ultimo, proprio fino all'ultimo secondo possibile, rinnega sempre, assolutamente, in modo sfacciato, in modo esagerato, e poi sempre con quella cortesia tutta piemontese, e questo si evince dai documenti, dove dalle relazioni dei diplomatici che vanno lì a trattare, e quindi praticamente è un bugiardo, detta letteralmente. Poi c'è Garibaldi, che è lo stratega, il militare, il braccio operativo, e là tanto di cappello. E infine c'è il buon Francesco II, che è l'ingenuo e l'ignorante, ignorante in ambito, ripeto, militare e diplomatico, oltre che politico. Ne ha fatte tante Francesco II, ma tante. L'unica cosa buona che aveva fatto, quella di interdire le navi, il flusso di rifornimenti, alla fine lo leva da mezzo, e quindi l'unica cosa buona che aveva fatto la manda a Remengo pure quella. Quindi questi sono i personaggi, e l'uno è funzione dell'altro, quindi... Va bene, Claudio, vogliamo dire che c'è una presentazione importantissima di questo testo, di questo libro che adesso sto facendo passare in sovraimpressione, il 25 di novembre, giusto? Sì, il 25 di novembre all'Università Partenope, via Generale Pisani, Parisi, perdona, 13, nella sede principale dell'università, ci sarà questa presentazione con parecchi docenti universitari, con la direttrice dell'archivio di Stato di Napoli, insomma è a un certo livello, quindi è una cosa importante, quindi chi vuole può venire a Napoli a vedere la presentazione di questo libro. Sì, certo, ne rifaremo altre di presentazioni, perché già me l'hanno chiesta, la faremo sicuramente il 10 dicembre a Roma, al Salone del Libro di Roma,
verrà fatta un'altra presentazione in mattinata, adesso non so ancora l'orario, comunque il 10 dicembre ce ne sarà un'altra, ma ne faremo altre ancora, abbiamo in pentola un po' di eventi proprio, non tanto, ripeto, credetemi, non è tanto per il libro, ma per quello che c'è dentro, perché le notizie documentate e inoppugnabili sono talmente tante, talmente di spessore, che alla fine la storia dovrà cambiare. Non voglio essere buffone, perché esatto, è una cosa scritta da me, anche da me, ma dopo questo libro tutto non potrà essere come prima. Sì, perché... Claudio, il problema è che qua no, questo libro, io ti ringrazio per questa concessione che ci hai fatto per questa trasmissione, ringraziamo Patrizia che ci ha permesso di conoscerci, anche se io ti conosco perché tempo fa veni a vedere un convegno che facessi a Santa Lucia dove anticipassi alcuni di questi argomenti, infatti certo. Quella famosa nave, il vigilante di cui hai parlato. E, fulminante. Siamo rivisti grazie a Patrizia, e di questa la ringrazio, che ci segue sempre. Veramente farai venire la pelle d'oca a tantissimi identitari borbonici che comunque avevano un'idea diversa. Però le carte sono carte, c'è poco da fare. Certo. È inutile stare a tornarci sopra. E niente, io avrei tantissime domande da farti, ti ho fatto parlare perché non potevo interromperti, ero un fiume in piena, avrei tantissime cose da dire. Ho fatto di stratega, i soldi, avrei dovuto dirti, ma poi a questo punto comprate il libro, tutti questi soldi dove arrivavano, tutte queste protezioni dove arrivavano, le sappiamo. Quella che fa da collettore economico, ci sta di tutto, credetemi, c'è di tutto, veramente sconvolgente. Io vi invito soltanto ad acquistare questo testo, io ti ringrazio. Guarda, per la se mi consenti, a tal proposito, io invito chi è interessato ad acquistarlo a mandare una mail a 1860.laverità, scritto per intero senza accento, @gmail.com. Gli verrà inviato un link dove lo potrà acquistare con lo sconto del 5% anziché 55 euro, 52,25 euro, e riceverlo a casa senza spese di spedizione. Quindi è un'offerta che è fino a fine anno. Questo di quante pagine è fatto questo libro? 285 pagine, 135 illustrazioni, la maggior parte a colori, ha una veste grafica, ha voluto fare un libro diciamo elegante, tra virgolette diciamo di lusso, nel senso con sovraccoperta, con carta patinata, e quindi è normale che ne parli bene, però credetemi, è anche un bel libro, cioè tenuti per le illustrazioni, è anche bello. L'editore? L'editore è Apeiron di Napoli, è un piccolo editore napoletano che ama Napoli, ama le cose napoletane. Dico solo una cosa, si è innamorato di questo lavoro quando l'ha visto solo la bozza, non aveva visto altro, ha detto no, lo voglio pubblicare, ed è stato un problema a un costo diciamo non proprio economico, perché purtroppo con la guerra c'è stato il raddoppio dei costi. Tenete presente che questo libro doveva nascere a marzo, poi la guerra ha fatto praticamente scomparire la disponibilità di carta, almeno di questo tipo di carta qui. Dai conti fatti, questo libro doveva costare sui 35-36 euro, siamo arrivati a 55 perché il costo della carta è aumentato del 100%. I preventivi di marzo, di inizi marzo, prima quindicina di marzo, erano la metà di quello che poi è venuto a costare il libro. Quindi... d'accordo, niente, io ti sequestrerò un'altra puntata per parlare del 1799. È molto importante quella, per quella flotta che era una perla che... Bisogna approfondire anche quel tema, quell'argomento. Claudio, io ti ringrazio, ti auguro una buonissima serata, sperando che sei stato bene con noi. Spero che ci hanno ascoltato. Grazie per quello che ci hai fatto sapere e conoscere questa sera. Grazie ancora. E salutiamo Fornicola che non è riuscito a venire e Patrizia che ci ha fatto fare questa puntata e tutti i nostri telespettatori. Grazie. Ok.